Noi due abbiamo dato a noi stessi di tutto e di tutto. Il nostro carico di carità cristiana l'abbiamo messo a disposizione di per chi soffre e di questo ne siamo grati. Abbiamo un'esperienza alle spalle, facciamo il pellegrinaggio a Lourdes e questo ci riempie di gioia. E tanti auguri per tutti i fratelli disabili. Ciao, sono Francesco. Nel 2014 sono stato all'estero, in missione in Kosovo. Lì ho visto dei bambini senza scarpe, senza nulla, quello che mi raccontava mio padre dopo la guerra qua in Italia. Io forse non gli credevo o forse non volevo credergli. E lì sono venuto a contatto con questa cruda realtà. Tornato in Italia ho detto, ma perché non possiamo mettere a disposizione la disabilità a servizio dei poveri? Così ho convinto i miei ragazzi, i ragazzi del Reventino, ad aiutarmi in questa missione. E quindi abbiamo iniziato a raccogliere alimenti di prima necessità, vestiti, uomo, donna e bambino, giocattoli. E oggi arrivano dei camion dell'MSU di Pristina a caricare il nostro operato. Un anno di operato. Quindi dove abbiamo messo il cuore, abbiamo messo la speranza, abbiamo messo noi stessi per inviare questi doni, questi meravigliosi doni, questo materiale che in quel contesto sociale salva la vita e salva vite umane. Sembra una poesia, ma non è così, è la pura e cruda realtà.